Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video sneak peek. Eh sì, finalmente sono tornati come la reaction al Brawl Talk, sono tornati anche i video sneak peek. Allora oggi non mi dilungo perché avremo tanto di cui parlare, l'avete visto, il Brawl Talk è stato letteralmente fantastico, è piaciuto a tutti, ma c'è un motivo perché è piaciuto a tutti, le novità che sono state introdotte insomma sono ottime. Quello che andate a trovare in questo video sono tutti gli hypercharge, il test degli hypercharge e la descrizione dei bilanciamenti, più su alcuni ci soffermeremo un pochino più in maniera dettagliata, diciamo così. Vi ricordo ragazzi che in questi giorni sul canale troverete tutta la serie degli sneak peek, solo oggi ne usciranno due e domani ce ne sarà un terzo. Non vi spoilerò ancora la programmazione, ma di quelli che dovevano uscire oggi uno è andato a domani perché c'è un po' troppa roba. Però mi raccomando, attenti, perché di video sul canale troverete veramente tanti. Io nelle schede vi lascio il video che è uscito insieme a questo oggi. Lo vedrete se state guardando questo video appena uscito, un'oretta o due dopo. Detto questo, partiamo. Allora, la prima cosa che vi devo ricordare è che io in questo momento sono nell'app sviluppatore, di conseguenza tutto quello che vedrete potrà subire cambiamenti. Lo sapete come funziona l'app sviluppatore, tante volte noi testiamo ovviamente tutto in anteprima per portarvi i contenuti, ma qualche volta quello che vedete poi viene modificato dal team di Supercell in base anche poi al loro test finale, insomma a varie cose. Partiamo perché abbiamo 6 hypercharge e la prima è Cordelius. Allora, Cordelius ha come hypercharge buio pesto e con questa hypercharge rallenta i nemici. Questa cosa ve la posso far vedere penso in scontro e adesso andiamo a vedere insomma. Allora, ci è toccato annientamento, vediamo un po' se riusciamo a testare la percezione perché non è così semplice. Vediamo un po'. Oltretutto questa c'è anche la nuova ambientazione. Allora, stiamo attenti a non fare troppe kill. Ok, il beat ci dovrebbe aiutare a caricarci l'hypercharge. Ok, ce l'abbiamo. Allora, ci recuperiamo la vita, hypercharge, ulti, e vabbè ragazzi, è decisamente rallentata, guardate la rosa quanto è rallentata. Ok, hypercharge di Cordelius testata, avanti alla prossima. Hypercharge di Buzz, che è questa qua, Buzz Watch. Buzz lancia il suo salvagente come una torpedine più volte di fila. E ora ragazzi, dobbiamo scoprire, questo lo possiamo fare in campo di prova, quante volte si può lanciare sto salvagente, perché non si è capito. E non so se c'è un limite, addirittura è la fine dell'hypercharge, ma ora lo scopriamo. Per caricarsi ha bisogno di un po' di hit. Allora, intanto vediamo. Ok. Ah, non serve. Non serve hittare, ragazzi. Non serve hittare finché l'hypercharge va. Sembrerebbe che noi abbiamo la ult a disposizione. E comunque sono 6 hit piene. Vediamo. Ragazzi, è letteralmente infinito, eh? L'hypercharge di Buzz, posso dire, mi ha stupito. Anche questa di hypercharge potrebbe stupirmi perché mi ha impressionato dal Brawl Talk ed è quella del primo balzo gravitazionale. Il primo salta altissimo e impatta dall'alto con una gomitata mostruosa che attira i nemici verso il centro dello schianto. E questa, ragazzi, è interessante perché dovremmo avere l'area più grande e la possibilità di avvicinarli a noi. Allora, prima facciamo un test base. Allora, questa, ragazzi, è la ulti del primo standard. Proviamo a dargli anche tipo il... Ok, questo è la cosa standard che succede. Ok, adesso vediamo. Ah, magari proviamo con questi robot. L'area è un po' più grande e arriva a me. Molto molto interessante. E si ha difficoltà a hittarne un altro, eh? Si ha difficoltà di hittarne un altro. Non so se si fa in tempo, perché ovviamente se mi lanciassi qua sui robot magari un'altra ulti la farei anche, ma non è realistico in un match. Ragazzi, questa in combo con il fuoco devastante. Ah, quella di Belle invece sono curioso di testarla. Il colpo con cui Belle marca gli avversari e segue automaticamente il bersaglio più vicino. Ecco qua è la domanda da un milione. Ma sarà veramente a ricerca o cosa? Adesso lo scopriamo. 9... 10 hit, 10 hit senza rimbalzi, sono tantine. E allora io, ragazzi, provo a tirare curva, ma non è a ricerca come intendo io. Ha sbattuto sul muro, cioè potenzialmente se la mappa è aperta forse curva veramente tanto, non lo so. Proviamo a fare qualche test un po'. Ha hittato qualcuno?
No, si è schiantato sul muro. Bisogna vedere se un nemico si muove. Questo poi è da vedere proprio con delle persone che si muovono. Con anche i robot è difficile. Così. Ah, ok. Se lo vede però curva tantissimo, eh. Potrebbe essere molto buono in circostanze di campo aperto o comunque tunnel o cose varie. Questo non missa. È una buona hypercharge. Allora, quella di Sprout. Parte l'icona, divertentissima. Situazione spinosa. Le siepi di semino danneggiano i nemici che ci passano vicino. Ecco, qua è da capire quant'è il range e soprattutto quante hit servono, perché ragazzi, Sprout, quante hit daremo mai con Sprout? Qua l'hypercharge è fondamentale, che non sia, che non ci voglia un'eternità. 10, vabbè, 11, madonna, sono veramente tante. Ok. E come pensavo, ragazzi, forse questa è quella veramente più inutile di tutte, perché hitta solo i nemici con una casella di differenza. Se voi vedete, ci sono delle spine che circondano, però il resto non hitta. Un hypercharge, posso dire, un po' esotica, ma esotica purtroppo nel senso negativo. E l'ultima, ragazzi, quella di Bibi, semplicissima. La palla, se rimbalza, si divide. E andiamo a provarla. Si divide in due, non si divide tanto di più. Però qua possiamo fare qualcosa di visivamente interessante. Non sono nemmeno troppe hit. Cioè, scusatemi, se io la butto qua dentro, quante ne riusciamo a tirare? Ma guarda che bello. Vabbè, ragazzi, questa hypercharge sicuramente molto interessante, molto utile. Può far male a tanti nemici, non è da sottovalutare. Allora adesso, ragazzi, vado a dire buff e nerf, così ci facciamo magari qualche considerazione. E poi quelli più evidenti, magari alcuni quelli proprio chiave, li andiamo anche a testare. Per il resto ve li dico a voce. Allora partiamo con Doug, che vi ho messo anche qua per il content, perché hanno provato a buffarlo. La quantità di danni inflitti, i punti salute recuperati grazie all'attacco croce e delizia non varia più in base alla distanza dei brawler. Allora, croce e delizia dovrebbe essere la cosa, attacco base. Ok, perciò lui a prescindere fa quei danni lì. Potrebbe essere la svolta un pochino per Doug, ma è comunque un brawler molto molto difficile da usare. Magari questa è la volta buona. Allora, viene buffato anche Griffe. Attenzione, perché Griffe quando viene buffato è molto pericoloso. I punti danno dell'attacco principale sono portati a 280 da 260. Velocità di caricamento della super leggermente aumentata. Punti danni inflitti col gadget salvadanaio portati da 1400 a 1300. Però il salvadanaio difficilmente hitta. 100 di danni in più, vabbè. Nita. Punti ferita di Bruce portati a 4300 da 4000, perciò anche l'orso molto importante e Nita sempre più fastidiosa. Otis, punti danno dell'attacco principale portati a 460 da 440, punti danno inflitti col gadget bomba di inchiostro portati a 1150 da 1100. Non vedo perché l'Otis andasse buffato, però adesso, ragazzi, vi assicuro che è un brawler veramente ostico. Gli hanno dato anche 20 di danno in più, che secondo me poi si sentirà. Ash, la rabbia ottenuta dall'attacco principale aumenta a 150 da 130. Perciò anche Ash provano a reinserirlo, anche se non lo so. È il primo in questo momento, mi sa che è un pochino troppo forte quella per charge. Poi c'è Raf, punti danno dell'attacco principale portati a 600 da 560 e punti danno inflitti col gadget supporto aereo portati a 1200 da 1120. Pure Raff, ragazzi, da testare. Poi è il primo. Qua, ragazzi, gli hanno dato l'hypercharge e lo buffano pure. Punti danno dell'attacco principale portati a 380 da 360. Punti danno inflitti col gadget cintura di asteroidi portati a 3040 da 2880. E non contenti, punti danno inflitti con l'abilità stellare El Fuego portati a 1786 da 1692. Ragazzi, ufficialmente il primo torna più forte che mai. Anzi, non se n'era mai andato in realtà, però adesso a hypercharge più buff, secondo me sarà un qualcosa di incredibile. Poi buffano anche Gelindo. Danni della super portati a 500 da 420 e poi la velocità di caricamento della super ottenuta quando si mette a segno la super aumenta leggermente. Anche Gale comunque il suo l'ha ricevuto. Bombardino, attenzione, danni della super portati a 760 da 680, questo è un bel update, ragazzi, upgrade, scusatemi. Velocità di caricamento della super ottenuta quando si mette a segno la super aumentata leggermente. Anche Bombardino il suo perché potrebbe avercelo, che come trover è un po' in difficoltà. Poi c'è Jin,
punti danno dell'attacco principale portati a 1000 da 960, punti danno inflitti col gadget speed di vendicativi portati a 1536 da 1600. In realtà questo non era tanto un buff, ma era un nerf. Oppure al contrario, si sono sbagliati a scrivere, lo scopriremo. Penny, punti danno dell'attacco principale portati a 980 da 940, punti danno inflitti con l'abilità stellare mortaio pesante portati a 1372 da 1316. Un pochino di aumento anche per Penny, però insomma in questo momento mi sembra che questo meta ci stia portando dalla parte dei brawler fisici, con l'hypercharge dei buzz, con l'hypercharge del primo e il primo buffato. Qua ragazzi si va su un meta bello bello pesante. Poi si va nella sezione dei nerf e qua bisogna vedere cosa succede. Gli hypercharge in generale, la durata dell'overdrive non si allunga più se si ricarica la super nel mentre che l'overdrive è attivo. E questo in realtà non me ne ero nemmeno accorto che succedesse, ma a quanto pare succedeva. Fang finalmente è stato nerfato, perché era veramente ingiocabile a momenti. Allora, l'abilità stellare calci furiosi non carica più l'hypercharge in base ai nemici annientati. Ok. I popcorn dell'hypercharge non ricaricano più la super, e anche questo è importante. Punti danni inflitti dai popcorn esplosivi dell'hypercharge ridotti del 50% dei danni. Se non sbaglio facevano all'incirca un migliaio. Se doveva essere così, ora dovrebbe essere appunto la metà, un 500. Comunque poi il Fang lo testiamo. Danni dell'hypercharge ridotti dal 20% al 15%. Okay. Perciò anche il boost dei danni di Fang è diminuito. Pearl, poi punti ferita portati a 3900 da 4200. Danni dell'hypercharge aumentati dal 20% al 25%, questo però è un buff. Velocità dell'hypercharge ridotta dal 30% al 26%. E anche la difesa dell'hypercharge ridotta dal 20% al 5%. Si sta parlando comunque dei dati quando cliccate l'hypercharge qua sotto. Velocità, danni e difesa. A Larry e Lori vengono diminuiti il danno dell'attacco principale da 700, che invece prima era 840, perciò 140 in meno. Finalmente era quello che si chiedeva, perché due colpi in sequenza facevano troppo male. Portata del tiro ridotta a 22 da 24, anche questo molto interessante. Larry e Lori sicuramente sarà un pochino più umano come brawler e non una furia inarrestabile. Ambra, punti danno dell'attacco ridotti a 210 da 220, punti danno causati col gadget fiamme danzanti ridotti a 2100 da 2020. 100 di danno, non so se faranno la differenza, ma noi faremo finta che funzioni. Buster, punti danno dell'attacco principale ridotti a 1380 da 1400. Cordelius, il gadget trampolino fungino viene disabilitato quando Cordelius si trova nel regno delle ombre. Attenzione qua, Cordelius prende una gran legnata, perché effettivamente il gadget era utile nel regno delle ombre. Poi Colette, velocità dell'overdrive ridotta dal 30% al 26%, la difesa ridotta dal 15% al 5%. Anche a Maisie, qua si parla tutto di hypercharge, velocità dell'hypercharge ridotta dal 30% al 26%, la difesa ridotta dal 15% al 5%. Anche a Lou, la velocità dell'overdrive ridotta dal 30% al 26% e la difesa invece dal 15% al 5%. Pure Colt, i danni dell'hypercharge ridotti dal 30% al 25%, la velocità dal 30% al 26% e la difesa dal 10% al 5%. Bull, invece, danni dell'hypercharge ridotti dal 10% al 5% e invece la difesa dal 30% al 25%. Dynamite, danni dell'hypercharge ridotti dal 30% al 25% e la difesa ridotta dal 15% al 5%. Allora io adesso, ragazzi, mi vado però a testare al volo Fang. Allora ragazzi, voglio testare al volo, prima di passare all'ultima parte, che c'è una sezione con ancora altre modifiche che poi vi andrò a elencare, voglio un attimo testare Fang. Vediamo un po'. Ok. Ne dobbiamo ammazzare veramente tanti, eh? Mi sembra che la ricarica sia molto più lenta. Proviamo ragazzi a vedere il nerf a Fang. Volevo vedere, scusatemi da qua. Ah, 1200 fanno i popcorn, però prima a quanto pare mi sa facevano un po' di più, perché dicono i punti danni inflitti dai popcorn esplosivi dell'hypercharge ridotti al 50% danni della super da 100, invece che prima erano perciò da 100 livello 1 era tipo 1100, ma non lo so ragazzi,
E i popcorn mi hanno lasciato un po' così. Sicuramente lo rivedremo, però non ricaricano niente. Secondo me si percepirà sicuramente un pochino di più in game. Allora ragazzi, dopo il test un po' ambiguo di Fang, che non ci ha fatto bene capire, cioè si vede che è cambiato qualcosa ma non si percepisce proprio così bene, vi faccio l'ultima carrellata di roba, perché vi assicuro in questi bilanciamenti c'è un casino di roba. Allora, con Charlie, velocità del proiettile della super ridotta a 3300 da 4200, velocità di caricamento dell'hypercharge aumentata dal 40% al 60%, danni dell'hypercharge ridotti dal 30% al 25%, la velocità dal 30% al 26%, la difesa dal 10% al 5%. Io ve le cito tutte, così poi voi al massimo ve lo riguardate in 0.25 e vi segnate o vi, insomma, vi spulciate qualsiasi cosa, perché hanno ritoccato un sacco degli hypercharge. Allora, per Edgar, ragazzi, il gadget adrenalina non carica più l'hypercharge, o almeno lo carica molto 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 più lentamente. La velocità dell'hypercharge è aumentata dal 20% al 24%, i danni dell'hypercharge ridotti dal 25% al 15%, la difesa dal 25% al 15%. Shelly, i danni dell'hypercharge ridotti dal 25% al 5%, e la difesa dal 15 al 25% invece aumenta. Spike, danni dell'hypercharge aumentati dal 20 al 25, la velocità dell'hypercharge ridotta dal 30 al 26, la difesa dal 20 al 5%. Jesse, danni dell'hypercharge aumentati dal 20 al 25%, la velocità dell'hypercharge ridotta dal 30 al 26% e anche la difesa ridotta dal 20 al 5%. Miko, la velocità dell'hypercharge aumentata dal 20 al 24%, la difesa anche a lui dal 25 al 5%. Corvo, danni dell'hypercharge ridotti dal 30 al 25%, velocità dell'hypercharge aumentata dal 20 al 24% e la difesa, indovinate un po', dal 25 al 5%. Più o meno tutti uguali. Jackie, danni dell'hypercharge ridotti dal 25 al 5%, perché i danni di Jackie erano mostruosi, e anche la difesa invece aumentata dal 15 al 25%. Rosa, danni dell'hypercharge ridotti dal 20 al 5%, la velocità dell'hypercharge aumentata dal 20 al 25%. Hanno cercato un po' di stabilizzare. Ragazzi, so che sicuramente in questo video di bilanciamenti la parte degli hypercharge sarà stata un pochino più semplice, qua hanno aggiunto un sacco di roba, hanno cercato di fissare tutte le percentuali degli hypercharge, perciò un video lunghissimo pieno di dettagli. In caso riguardatevelo, io vi chiedo un bel like, un bel commento, e mi raccomando, seguite tutta la lista degli sneak peek, perché ce ne sarà veramente veramente tanti. Noi ci vediamo al prossimo video.